incredibile perché ieri sera arrivo a casa, mi metto qua, registro il video che vi ho portato su Lukaku che se ne va dall'Inter e su tante notizie della Juventus che si erano sviluppate nella giornata di ieri. Potete trovare il link del video qui sopra, ok? Nelle schede, tra l'altro, due notizie su tutte, quella di Fagioli e quella di De Sciglio, sono state confermate al 100%, ve lo posso abbastanza dire, un piccolo spoiler. Quindi De Sciglio rimarrà la Juve, Fagioli non rimarrà la Juve, ok? Dire 100% mi fa sempre un po' schifo, 99.9, finché non c'è l'ufficialità. E per tutte le altre invece potete scaricare OneFootball, dove leggerete tutte le notizie shock anche, come quella che andiamo ad analizzare oggi, di calciomercato. Perché una bomba del genere nel mezzo, nel fine calciomercato, ragazzi, è un disastro. È uscita subito dopo quel video. Messi lascerà il Barcellona. È finita. Ragazzi, Messi-Barcellona è finita. Non se ne fa più niente. Mi dispiace tanto. Vi dico la verità, mi dispiace tanto. Io sono sempre stato uno che nella diatriba Messi-Ronaldo preferiva leggermente Messi. Poi, in realtà, per quanto mi riguarda, sono due grandissimi campioni e secondo me la nostra generazione è stata molto fortunata a poter vantare una competizione, un duello a distanza tra queste due bestie sacre. Poi ovvio che tutte le generazioni ne hanno avuto uno, cioè basti pensare Platini, Maradona. Messi Ronaldo però è iconico e rimarrà iconico ancora a lungo, perché hanno veramente preso il calcio, le regole del calcio, le statistiche nel calcio, i record nel calcio, li hanno strappati, mille pezzettini, ne hanno fatto dei coriandoli. Un pallone d'oro uno, un pallone d'oro l'altro, un pallone d'oro uno, un pallone d'oro l'altro. Messi al Barcellona ha vinto 6 pallone d'oro, 8 volte il PCC della Liga, 4 Champions League. E ultima, la Coppa America, che ha alzato qualche mese fa. Ora, sui motivi della cessione di Messi, del mancato rinnovo di Messi, c'è anche il mancato arrivo di Romero, dell'Atalanta, compagno nazionale che Messi avrebbe chiesto al club. Un altro dei problemi è la competitività del Barcellona. Alla fine, ufficialmente, è tutto un discorso legato a un tetto salariale imposto dalla Liga Spagnola che vieta il rinnovo di contratto di Messi a queste cifre qua, perché Messi ovviamente guadagna uno stipendio altissimo che addirittura è arrivato a toccare quota 50 milioni all'anno in determinati momenti di carriera. Il Barcellona dice: noi avevamo proposto un rinnovo a Messi, ieri erano arrivati anche dei soldi da un fondo proprio che poteva sbloccare la trattativa. Tra l'altro ieri tutti si aspettavano il Messi Day con il rinnovo di Messi. Il Barcellona dice: noi avevamo fatto l'offerta, Messi l'aveva accettata, eravamo d'accordo, le parti erano unite, fronte unito per andare avanti. Purtroppo ci è stato impedito di continuare questo sogno. E quindi Messi in questo momento è un calciatore libero, come lei dal 1 luglio. Ma eravamo tutti convinti che firmasse da lì a non nulla il rinnovo di contratto col Barcellona. Invece questo non accade. Ora, metto subito le mani avanti, perché in tanti me l'hanno scritto immediatamente dopo l'ufficialità della notizia. Non arriverà la Juve. Se prima vi dicevo 99.9%, qua c'è meno dell'1%. Ricorderete il mio 1%? Qua c'è meno dell'1%, ragazzi. Estremamente meno, 0,00001%. Noi siamo una società che in questo momento sta faticando a garantire vari ingaggi, che sta ragionando su vari rinnovi, come quello di Cuadrado, come quello di Dybala, ha fatto Chiellini. Non riusciamo a fare trattative in ingresso e poi, detta proprio sinceramente, l'attacco è anche il reparto nel quale siamo più forniti. Formare Ronaldo Messi sarebbe un sogno per tutti, perché andresti veramente a creare una cosa ai limiti della follia, ma soprattutto perché non dovresti pagare il cartellino di Messi, ma soltanto l'ingaggio. Però è che l'ingaggio di Messi è qualcosa fuori mercato. Lo scorso anno Messi sarebbe andato al Manchester City, c'era stata la trattativa, la ricordate? E il Barcellona aveva fatto la voce grossa, aveva chiesto 180 milioni di euro a Guardiola per avere Lionel Messi. Perché ora, parliamoci fuori dai denti, le possibili strade sono due. Una che porta a Parigi, al PSG, e una che porta a Manchester, da Guardiola al City. Tra l'altro il City sta cercando un attaccante, ed è tutto su Harry Kane. Non che debbano risparmiare quei 150 milioni di euro, 180 milioni di euro di cui si vocifera, perché non è vero.
e quindi non è che è più conveniente prendere Messi per quello. Però Parigi in questo momento c'è quel qualcosina in più che mi spinge a pensare che Messi andrà là. Ho questa... L'anno scorso avrei detto 100% Manchester, ma vedendo com'è il PSG in questo momento, come sta ragionando il PSG in questo momento, e senza dimenticare che solo qualche giorno fa Messi ha pubblicato una foto con Paredes, Di Maria, Verratti, Neymar, e ho proprio detto, minchia, sono tutti del PSG, e poi c'è Messi. Sarebbe clamoroso, ero in spiaggia, ho pensato a questa roba qua. Poi ho detto, vabbè, tanto rimane a Barcellona. Ma tra l'altro io, per intenderci, no? Io stanotte parto per Barcellona, per andare a vedere il trofeo Gamper, che probabilmente non vedrò da dentro lo stadio, perché i biglietti non si trovano, però avevamo già prenotato il volo, avevamo già i biglietti per il Camp Nou, e quindi piuttosto che perdere dei soldi, io e Kinoche andiamo, partiamo da Barcellona, e poi se troviamo i biglietti, tanto meglio, magari andiamo lì davanti e ce la rischiamo, ce la gambiamo. Però io stasera parto e vado a Barcellona. Io quando sono andato a Barcellona per la i quarti di finale, in cui abbiamo fatto 0-0 col Barça nel 2017, dove poi siamo andati a Cardiff passando per il Monaco. Ragazzi, Barcellona e Messi sono una roba unica, vivono in simbiosi. Il turismo sportivo di Barcellona è basato su Messi. La città Barcellona sportiva è basata su Lionel Messi. Quando ieri parlavamo di competitività dei campionati, che è un peccato che si vadano a impoverire alcuni campionati, no? Da noi parte Lukaku, ed è un bel problema per l'Inter, perché parte un giocatore in grado di fare la differenza ad alti livelli, e l'abbiamo visto, e di riportare lo scudetto all'Inter dopo 9 anni di egemonia della Juventus e dopo qualche scudetto del Milan, dopo uno scudetto del Milan, quindi una decina d'anni che l'Inter non vinceva lo scudetto. Il lavoro di Marotta, di Conte, degli acquisti, ma soprattutto di Lukaku, che è stato il vero e proprio totem della squadra, riporta lo scudetto in Italia all'Inter. Ed è un peccato che se ne vada. Ma qua stiamo parlando di un giocatore che è stato per sempre nella diatriba di incastrarlo con Ronaldo, tra Maradona e Pelé, dei più grandi della storia del calcio. Porsi il dubbio che Messi possa essere il migliore della storia del calcio basta, secondo me, ad elevarlo a una categoria superiore. È sufficiente. A me dispiace tantissimo. Ragazzi, ve lo giuro, sono tristissimo, come se la Juventus avesse ceduto qualcuno. Addirittura, se ieri vi dicevo che Lukaku all'Inter va in povero di campionato, se Messi andasse all'Inter ne sarei paradossalmente contento. Ma voi immaginatevi vivere un'intera stagione con l'Inter con lo scudetto sul petto, con noi con Ronaldo in rosa e loro Messi, vivere l'attesa del derby d'Italia in cui lo scudetto inizia ad assumere un altro significato, in cui ci sono Messi e Ronaldo in Italia. Mi scoppia la testa a pensare a una roba del genere. Il grande problema e la grande tristezza è che siano arrivati entrambi, nel caso, a fine carriera, quando ormai il meglio l'avevano già dato in Spagna. È un gran peccato, ripeto, non credo che arriverà all'Inter, come non credo che arriverà la Juventus, non credo che arriverà all'Inter, dato che tutte e due abbiamo visto che abbiamo dei gravi problemi, e qua c'è proprio devo spezzare una lancia a favore della Juve, perché sebbene ci siano delle grandi difficoltà economiche, e ce l'avevano detto, ce l'avevano messo le mani avanti da subito il mercato, sarà un po' così, cessioni importanti, e per importanti non intendo di Miral, e ne abbiamo parlato in questi giorni, mi dispiace tantissimo della cessione di Miral, l'ho anche un po' bacchettata, non tanto perché c'è di Miral, ma per un discorso di gestione dei giovani, di potenzialità dei giovani che non vengono sfruttate, però operazione economica di Miral, 5 più 25 più un eventuale 10% sulla futura rivendita, è un'operazione di grande livello, soprattutto perché la vende Atalanta, ed è un'operazione Atalanta che è economicamente molto importante, questa in entrata per l'Atalanta. Sarebbe bello. Però la Juventus non è stata costretta a cedere nessuno. L'Inter ha dovuto smantellare la squadra, cambiare allenatore. E come vi dicevo ieri, secondo me in questo momento l'Inter, se cede Lukaku e prende Zapata, è molto indietro rispetto all'Inter dell'anno scorso. Ha un po' preso tutto quello che ha fatto in questi anni e l'ha distrutto. Quindi una piccola lancia a favore della Juve
in questo caso devo spezzare, che nonostante la difficoltà economica di questi tempi, nonostante l'impossibilità di andare sul mercato a fare determinati acquisti o quello che magari ci aspettavamo noi, le migliorie che volevamo noi, almeno Chiesa, De Ligt e tutti questi giocatori considerati importanti sono lì e non se ne vanno. Addirittura si cerca di rinnovare Paolo Dybala, si cerca di rinnovare Cuadrado, quindi giocatori che negli anni sono stati chiave, lo stesso Chiellini, giocatori che hanno già dimostrato di poter dir la loro nella Juventus, nel campionato italiano e in Champions League. Dove va Messi? Ripeto, penso a Parigi, potrebbe andare anche a Manchester. Per concludere però vi dico che c'è un problema in entrambi i casi. E qual è? Il numero 10. Perché pensare a Messi senza il numero 10, francamente, non me lo vedo. E poi, al di là del discorso romantico legato al binomio Messi-10, secondo me è anche un discorso commerciale, perché Messi 10 è un marchio come Cristiano Ronaldo 7. Quando è arrivato Cristiano Ronaldo alla Juventus, Cuadrado aveva 7, l'ha svestito, è andato a Cristiano, Cuadrado ha ripiegato sul 16, che aveva Pinsoglio, quindi anche Pinsoglio ha svestito il numero, quindi forse per quello che sono diventati amici Ronaldo Pinsoglio. Ronaldo al 7 alla Juve per grazie a Pinsoglio, che ha deciso di... Che cosa bellissima, cioè, pensate, ok? Ma Messi a Parigi avrebbe Neymar col 10 e non glielo toglie nessuno Neymar il 10, a Parigi lui, Neymar se ne va all'epoca dal Barcellona perché c'era Messi, il Barcellona era star, voleva risplendere di luce propria, voleva essere lui, no? Il capobranco. Poi è arrivato Mbappé e già un pochino gli sta sulle balle questa cosa qua. Fatto sta che lì di là invece a Manchester City ieri sera è stato presentato, ufficializzato Grealish, 117 milioni di euro o di sterline, non mi ricordo neanche, comunque una follia, una pazzia. E Grealish, fatto le foto, stampando il 10 sulla maglietta che era di Agüero e che ha lasciato libero, che probabilmente ora Agüero andrà a prendere al Barcellona, dato che comunque la numerazione non è ancora ufficiale. Quindi a Parigi il 10 è impegnato e non si libera. E vi dico, secondo me va a Parigi, però questa cosa del 10 forse lo spinge più verso Manchester, perché Grealish, se arriva Messi, gli dicono: caro il mio ragazzo topo, tu il 10 lo prendi e te lo togli, te lo svesti, perché ce l'ha quello lì. A Neymar non glielo puoi dire, eh? Neymar ha accettato il progetto Parigi, PSG, tempo fa, quando ancora non era tutta questa roba qua, quando ci credevano in pochi. Quindi occhio, perché la mia sensazione è Parigi, è la Tour, ma la maglia numero 10 potrebbe spingerlo clamorosamente da Guardiola in Premier League, e Messi che giochi in Premier League con Guardiola e con il 10 ovviamente sulla schiena, potrebbe essere quasi affascinante nel miglior campionato del mondo, dove Ronaldo ha vinto. E finalmente, questa è una grande cosa che vi ho detto in conclusione, ma questa è l'ultima davvero, una grande pecca che in tanti hanno voluto lanciare nei confronti di Messi, una specie di guanto di sfida nei confronti di Messi, è stato questo: che lui ha sempre vinto sì, fatto la differenza sì, esaltato sì la squadra, ma nella sua comfort zone. Barcellona, la Spagna, la Liga, non ha mai provato un'avventura da un'altra parte. Ora lo farà a 35 anni, una roba del genere, quindi non nel miglior periodo della sua carriera per potersi esprimere, ma lo farà. E per quanto mi riguarda sarà un successo, perché mettere in discussione Messi, signori, significa dover veramente rivalutare tutto il calcio e il fatto di capire qualcosa di calcio. E c'è della gente che ci sta criticando anche Ronaldo internamente. Io sono, credo di ritenermi estremamente fortunato a poter dire di aver visto Cristiano Ronaldo alla Juventus, e che Cristiano Ronaldo in questo momento è un giocatore della Juventus. Non riuscirò mai a dire: Cristiano Ronaldo, ti prego, vattene. Poi ho già analizzato tante volte che ci sono ovviamente dei fattori negativi, ma secondo me dei fattori positivi sono più di quelli negativi. E ve lo ripeto ancora una volta, mi dispiace che la Juventus non sia riuscita a godersi Cristiano Ronaldo al 100% per via del discorso legato al Covid, che ha chiuso gli stadi, chiuso la crescita, limitato l'accesso alle persone, ed è stata una cosa che probabilmente ha influito tanto nell'idea di progetto Ronaldo che aveva la Juventus in testa. Poi ci sono stati degli errori a prescindere, quello in dubbio, però la gente non si è goduta Cristiano Ronaldo, e per gente intendo i miei tifosi, i miei uomini Juventus, non ci siamo goduti abbastanza Cristiano Ronaldo. Io per fortuna nell'anno di Sarri me lo sono goduto abbastanza,
l'ho visto 4-5 volte giocare dal vivo, di cui una l'ho pure incontrato. Vedo qua che c'ho ancora il cartello del Walkabout di Juventus Parma, dove appunto ci sono andato con Chino, quindi è il momento giusto di incontrarci, Chino. Quando incontriamo Ronaldo e quando se ne va a Messi al Barcellona. Però secondo me è una gran figata che Cristiano Ronaldo sia un giocatore della Juventus. E ora vediamo dove va Lionel Messi. Davvero, se dovessi sperare, spero che venga in Italia, a prescindere da qualsiasi squadra. Sarebbe bellissimo, ma non la Juve, da un'altra parte. Vai dove vuoi, Messi, Milan, Inter, vai alla Roma di Mourinho. Però sarebbe figo.